Secondo giorno, bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono MassaDesiderosLay e oggi siamo tornati qui nella terza partita dei preliminari di Euro 2020. Le finalissime le pubblicherò gli ultimi giorni, cioè il 18 e 19. Oggi ragazzi sono nella terza partita dei preliminari, cioè Scozia-Israele. Ovviamente io terrò la Scozia perché con l'Israele posso fare poco o nulla. Quindi Scotland per noi, che non c'è praticamente nessuno a parte Robertson del Liverpool, però la gamo sta. Israele, che non ha nessuno. Zahavi, guarda che fa, vabbè, lasciamo stare, va. Forrest, che gioca The Forrest. Ah, hanno un bel centrocampo. Va bene ragazzi, questa qua è la formazione. Speriamo di fare bella figura. McBruni. Va bene così ragazzi, iniziamo questa seconda semifinale, anzi questa terza semifinale, perché sono praticamente tutte semifinali, 8 semifinali e 4 finali. Le 4 finali le pubblicherò, 2 del 18, 2 del 19. E devo andare veloce a fare sti video prima che mi dimentico. Eccoci qua all'Allianz Stadium, sì, non l'ho ancora cambiato. Comunque mi sono accorto ragazzi che hanno aggiunto l'inno dell'Italia su Euro 2020, in PES 2020. McGinn, il passaggio verso McBruni, però il pallonetto, non c'è calcio di rigore, incredibile la partenza della Scozia. The Forrest la tiene in campo, McBruni non ci arriva. Israele sta facendo un po' di cappellate. Non ho letto il giocatore perché c'è sempre sta roba della merda davanti. McTominay, McGinn, deviazione di Nacho, Perez, Nacho, Monreal, McGinn, attore di Hollywood. McBruni tenta di prenderla, non ci riesce. Kayal, McTominay scappa, McBruni, non esce il portiere, McBruni tutto solo, la fa prendere, si è fatto prendere dal tempo di far uscire il portiere. Nacho, Taha, il nuovo Zaha del Crystal Palace. Zahavi, Mulgrave, panno rinvio. McGinn, il passaggio verso McTominay che si rallenta perché si stava accarezzando la faccia, non so perché. Mulgrave, Fraser, Armstrong che è andato sulla luna. Vai sulla luna e fai gol. Armstrong, il pallonetto di Armstrong. O'Neill, Louis Armstrong, il vantaggio della Scozia. Dopo 24 minuti siamo in vantaggio, incredibile ragazzi, con il signore dell'allunaggio ha segnato e parte per la luna. The Final Countdown può accompagnare solo. Vieni, Perez, ancora Armstrong. Ma Armstrong, quello che è andato sulla luna era scozzese, boh. No, era americano, sono stupido. Forrest, The Forrest si fa prendere dalla Spagna, era meglio Happiness, sono scherzo, dai. Nacho, Zahavi, ecco, questo qua è Zaha del Crystal Palace, senza la B. Armstrong ancora, è verso McBruni, McBruni parte, prova a correre, prova a prendere il giro, pallonetto, non ci arriva. Volevo fare il tiro a giro ma si stava avvicinando il portiere, quindi nulla. Kayal, ancora Armstrong, ci arriva ancora McBruni tutto solo, prova la bicicletta. Ho provato una cosa impossibile. Harush, Taha, McKenna, attenzione, Zahavi il tiro. Non vorrei aver messo il livello principiante. Sto
Comunque 1-0 a favore della Scozia col gol di Armstrong. Buona prestazione per la Scozia per adesso. Israele un po' meno, ha creato qualcosa a fine primo tempo, ma nulla da poter impressionare la Scozia. Jamie è verso Dabur Robertson del Liverpool, eccolo qua, McTominay. Jamie, primo pallone toccato tra l'altro per Robertson. Armstrong, fallo, batte subito Armstrong. McGinn, è un po' difficile da pronunciare Armstrong, cioè a volte sembra che lo pronunci male. Dabur, Zahavi, Zahavi, guarda che fascia, non se l'aspettava. Il passaggio verso McBruni che non ci arriva, il passaggio di Forrest. Si rende conto ancora che meglio è Pibils. Perez, scherzo. Io scherzo sempre. Zahavi! Prima vera occasione per Israele che ha fatto il primo tiro. Anzi il secondo perché il primo buono non si sa bene. Mulgrave. Kayal, ci arriva. McKenna. Passaggio verso Robertson. Robertson prova a prendere il contropiede. Ma sulla fascia ci arriva Kayal. Taha. Perez. Ci arriva McTominay. Il passaggio verso McGinn. Arriva su Armstrong, che riesce ad iniziare verso McBruni. McBruni prova il tiro. La porta è vuota. Forrest. Deviazione. Attenzione, quasi autogol. L'avevo vista andare verso la porta, ma nulla. Sostituzione, entra Bitton. Louis Bitton. Entra e esce Dasa. Il cross di Armstrong, McTominay. Passaggio verso Robertson da McGinn, non ci arriva Robertson, incredibile, ci arriva adesso Robertson. Sì, era Armstrong che ha battuto il calcio d'angolo. Armstrong, riesce a ritornare. McBruni, De Bruyne. Sembra tipo di pronunciare Mac. No, sembra di pronunciare Rooney e De Bruyne allo stesso tempo. McBruni. Zahavi, Dabur, Kayal. Ragazzi, ancora 1-0, incredibile. Non si riesce a fare di più. Israele vuole battere con calma. Batterà Nacho. Ecco, Bruni è sempre in allerta. Tawata! Ci vorrà ad arrivare a McBruni, non ci arriva. Siamo negli ultimi giri di orologio, mancano 8 minuti. E il portiere non sembrava esultare come un gol, non ho visto cosa stava facendo. Il portiere è Bain, non Ban, prima ho detto Ban. Dabur. Passaggio verso Nacho, tutto solo, non ho visto chi era. Perez. Incredibile, Israele che attacca come dei muli, ma il fallo è per l'Israele. Nacho batterà il calcio di punizione, molto pericoloso. La punizione battuta, prende la barriera. Armstrong, mamma mia, un carro armato pesante. Saranno 3 minuti di recupero. Armstrong, il fallo. C'è il fallo, ma neanche il cartellino giallo. Anche la rima. Ecco Brian, aiutami. Lasciamo perdere queste cazzette dure. Battere da qua anche, no? Quindi la passo. Il passaggio verso Mulgrave. Ultimo giro di orologio. O'Donnell. De Forest. Proverà a innescare McBruni. Il cross, la palla esce. 1-0 col gol di Louis Armstrong. No, scherzo. Dai. Che poi è O'Neill, non perché dico Louis, perché lo dicono in Tu sei di Gabri Ponte. O'Neill Armstrong. Va bene ragazzi, è passata la Scozia. Bisogna vedere l'altra semifinale, cioè di Norvegia-Serbia. Io terrò la Norvegia ovviamente perché c'è Haaland. Mi dispiace non tenere la Serbia che c'ha Milinkovic, Savic e Kacsiamazzi e anche Matic. Spero che il video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, se vi piace iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ci vediamo al prossimo video. Quando è tutto, bella ragazzi.